molte volte si parla di aggredito e di aggressore, ma il diritto internazionale non è statico. Il diritto internazionale ha bisogno di una prospettiva storica. Quindi è chiaro che oggi siamo inorriditi di fronte alla barbarie di Hamas, che è penetrato in Israele, ha compiuto quelle stragi che ci inorridiscono, però dobbiamo ricostruire storicamente come mai è nato Hamas, che cosa sono significati questi anni. Noi parliamo di 75 anni, tra parentesi nel 48 Israele non aveva nessuna colpa, no? Israele, dobbiamo commemorare l'anniversario della nascita di Israele, che è una notizia bellissima per il popolo ebraico, però già allora c'erano dei problemi forti, oggettivi, che non sono stati risolti, e negli anni la situazione è peggiorata. Quindi quando oggi si parla del sacrosanto diritto di Israele a difendersi, ancora una volta si tende a mistificare la realtà, perché non è il diritto di Israele a difendersi che viene messo in dubbio il diritto di Israele di non applicare le risoluzioni dell'ONU. Viene messo in dubbio il diritto di Israele di non rispettare le regole di potenza occupante, viene messo in dubbio il diritto di Israele di permettere l'attività illecita degli insediamenti dei coloni. Quindi tutte queste colpe, che non sono solo di Israele, perché il problema è questo, io non vorrei che ci dividessimo di nuovo tra filo israeliani e filo Hamas, no, per carità, chi è filo Hamas? Al massimo filo palestinesi, ma il problema non è questo ovviamente, il problema è come stabilizzare una regione, come creare mediazione e pace. La mediazione è possibile, e il discorso è parallelo per la guerra tra Russia e Ucraina, la mediazione è possibile se si riconoscono le cause di un conflitto. Quindi se la politica americana, questo gli ascoltatori lo sanno, un presidente americano non può non avere la comunità ebraica con sé, altrimenti non fa il presidente degli Stati Uniti. Okay? Quello che è insopportabile veramente è che l'Europa, soprattutto recentemente, ora che gli equilibri in Europa sono cambiati tra nuova e vecchia Europa, l'Europa non riesce a dare un contributo di pace. Cioè mettere la bandiera ucraina o mettere la stella di Israele, secondo me è qualcosa di assolutamente privo di significato, se il significato dell'Europa è: vogliamo stabilizzare delle regioni del mondo, vogliamo dare un contributo di pace. Quindi prendere parte ha significato la fine di quel poco che l'Europa poteva contare sulla scena internazionale. Considerare che i palestinesi non sono più quelli di Arafat, no? Là c'è un problema di terrorismo, c'è un problema di estremismo islamico, cioè nel lasciare marcire il problema, ecco, sono scomparsi i moderati, un po' da una parte e un po' dall'altra, dall'altra sono diventati dei terroristi terribili. Allora adesso diciamo, il punto in cui siamo è un punto veramente drammatico, perché non è che prendi e fai le trattative di pace con Hamas. Adesso tu ti sei trovato in una situazione, a forza di lasciarli andare, in cui è strano che Israele non sia terrorizzato dal vivere là, che facciano i rei. Non sono molto d'accordo, perché questo è lo stesso ragionamento che si fa per esempio quando si descrive Putin come un macellaio. La mediazione si fa con i nemici. Hamas, Putin, certo, sono dei mostri, ma dobbiamo fare la mediazione con loro, non si fa con gli amici. No, quello è indubbio. E il problema è sempre chiederci perché i palestinesi, Hamas ha un consenso, Lucio forse me lo conferma, molto importante, come mai i palestinesi hanno deciso, cioè si sono estremizzati? Questo dipende, cioè, delle cause che dovrebbero far ripensare la politica occidentale. La politica israeliana, qualcuno ha detto dobbiamo salvare Israele da se stesso, io direi dobbiamo salvare il popolo israeliano, questa gioventù ebraica che è stata sterminata da una strategia basata solo sulla forza, sulla repressione, incapace di lungimiranza ed accompagnata in questo da un Occidente, perché lasciamo perdere la posizione dell'Ungheria, la posizione della Slovacchia, qua c'è un Occidente collettivo che non osa, come osava un tempo, ai tempi della guerra in Iraq, la Germania, la Francia, il Belgio, si sono opposti.
oggi nella guerra in Ucraina la vecchia Europa non parla più, si è allineata alla Polonia e guarda caso era proprio quello che gli americani volevano. Abbiamo assistito, gente casa per casa, massacrare centinaia di ragazzi a un festival musicale per la fine delle vacanze, sono stati filmati e diffusi. Questo prova le intenzioni di Hamas. Le vittime civili non sono dei danni collaterali, sono l'obiettivo di cui essere orgogliosi. Israele ha commesso molti errori, alcuni li avete anche elencati, li conosco anch'io, ma non ha mai fatto niente del genere. Credo che se paragoniamo una democrazia imperfetta a un'organizzazione terroristica, non possiamo e non dobbiamo. Ancora un concetto. Detto questo, lo Stato di Israele, in particolare i governi Netanyahu, hanno fornito materiale ad Hamas, è evidente, scartando la soluzione dei due Stati e scegliendo la politica provocatoria degli insediamenti dei coloni. Quando sono stato là nell'88 erano poche case, nel 2008 erano dei villaggi, nel 2018 ho visto delle città fortificate sulle alture. Questo è stato un errore e faccio notare che in Israele questo si può dire. Provate ad andare a Gaza e contestare Hamas, signora ambasciatrice. Guardi, dottor, poi vediamo cosa succede. Poi tutta la storia dietro la possiamo fare insieme. Chi ne sa più di me, chi ne sa meno, però se noi non partiamo a dire quello che abbiamo visto è mostruoso ed è indifendibile. E cominciamo. Guardi, sì, però Serenini, facciamo l'errore. È indefendibile l'arroganza e la hubris con la quale l'Occidente crede di appartenere a una civiltà privilegiata, a un giardino, per citare le parole di Borrell, che poi non sono neanche sue, credo che siano del marito di Victoria Nuland. Il giardino assediato dalla giungla. Noi abbiamo avuto il nostro percorso storico. Siamo stati, vorrei ricordare che gli ebrei sono stati sterminati da una potenza europea, la Germania. Quindi smettiamo di descrivere le democrazie e l'Occidente come un giardino di fiori e di rose. Non è così, abbiamo commesso i nostri crimini. La storia è conosciuta da tutti e questa opposizione, democrazie e autocrazie, democrazie contro i regimi, è un'opposizione falsa, perché nelle relazioni internazionali bisogna comporre interessi diversi. Chiaro. Entrambi legittimi. Ambasciatrice, la democrazia è una bella cosa e l'autocrazia e i terroristi sono una cosa terribile. E se lei non può mettere queste cose sullo stesso piano, perché anche le democrazie, comprese Israele, hanno commesso errori. È una cosa grave, non si può e non si deve fare, soprattutto quando ci sono i morti, i suicidi dalle strade, i ragazzi che erano a ballare. Ma scherziamo o cosa? Mi cadono le braccia perché ricominciamo con la solita tiritera. Cioè con l'applicare criteri morali a questioni che non c'entrano nulla con la morale, perché la morale la può fare la buonanima di Gino Strada in questi casi, ma nessuno dei governi che si fronteggiano può fare la morale, nessuno può dire io non ho bambini sulla coscienza. Pensiamo solo all'operazione Piombo Fuso di Israele a Gaza, pensiamo alle guerre in Libano, non mettiamoci su quella china, perché non serve a niente, serve a farci belli allo specchio, a dire io sono solidale, ho firmato l'appello, ho fatto la marcia, adesso scrivo un editoriale di fuoco, li chiamo bestie, li chiamo maiali, li chiamo porci, uso tutti gli aggettivi e gli epiteti più terribili. Risultato qual è? Che continuano a odiarci di anno in anno sempre di più. In Africa fanno un golpe dopo l'altro perché ci odiano. Hamas trova terreno fertile tra i ragazzini cresciuti nell'odio ed educati all'odio, perché costretti a vivere in quelle condizioni, e quindi fa attentati sapendo di avere alle spalle milioni di persone che prima non aveva. Allora la domanda è: ma perché ci odiano tutti? Sono tutti rincoglioniti? Sono tutti nati cattivi? O abbiamo fatto qualcosa anche noi? Se non risolviamo questa domanda, ma guardate che questa domanda, prima che arrivi anche la lista degli amici
di Hamas dopo la lista dei putiniani, perché non c'è limite al ridicolo e all'indecenza. Queste cose le scrivono i giornali israeliani, di destra e di sinistra, perché è vero che Israele è una democrazia e lo si vede leggendo i suoi quotidiani. Invece di metterci a tifare come gli ultra della curva nord e della curva sud, leggiamo quello che scrive Arez. Arez, che è il giornale progressista israeliano, ieri, invece di mettersi a strillare maiali, bestie, eccetera, ha detto: il disastro che si è abbattuto su Israele durante la festività della Simchat Torah è chiaramente responsabilità di una persona, Benjamin Netanyahu, il suo governo di annessione e di esproprio. Lo dicono gli israeliani perché sono una democrazia. Perché noi dovremmo essere meno democratici degli israeliani e metterci a fare le scomuniche? Ma c'è qualcuno veramente che può pensare che stiamo dalla parte di Hamas perché diciamo che dagli accordi di Oslo in avanti la giustificazione di tenere i territori occupati nel 67 in attesa della pace non regge più e che 30 anni di odio hanno provocato le stragi orripilanti di ieri? E questo è il modo giusto per uscirne. Se continuiamo con le scomuniche, con i paroloni, andremo avanti per altri 50 anni, ma non risolveremo niente. Severnini, Floris e poi Caracciolo. Marco, scusa, faccio fatica perché se ogni intervento sono 3 minuti e mezzo diventa anche un più difficile poi rispondere. Io ti chiedo solo 30 secondi. Io so benissimo molte delle cose che hai detto e posso anche condividerle, ma quando hai i cadaveri per terra dei ragazzi, la prima cosa che devi dire e che quelli li filmano, Hamas li ha filmati, è orgogliosa di aver massacrato i civili nelle case e i ragazzi a una festa. Capisci cosa voglio? Allora, intanto, per dare se non altro un po' di orgoglio a una democrazia e dire noi queste robe, con tutti gli errori che abbiamo commesso, non le facciamo. E non è una questione di fare buoni e cattivi, perché in questo caso ci sono i buoni e i cattivi, Marco, lo vogliamo capire o no? Allora, ci sono i cattivi, i buoni non li vedo. I buoni sono i cittadini, i meno cattivi. Sono i civili, i meno cattivi. Sono i civili che sono le vere vittime in Ucraina come in Israele come in Palestina. Allora, Giovanni Flores, buoni tra i governi non possiamo applicare criteri.